gli impiegati, beh, gli impiegati siciliani, si grattano la pancia dalla mattina alla sera. Queste sono le parole pronunciate dal presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci. Sì, ma io l'ho letta la notizia e tale notizia ve la metto come linea di riassunto di questo video. A dire la verità, la notizia l'avevo sentita ieri sera nei telegiornali. Io quasi quasi non ci credevo. Adesso questa mattina io sono qua al Barbalù della Gambatella, a Roma, e ho fatto una verifica. Sì, è vero. E Musumeci, i dipendenti regionali, l'80% di loro si gratta la pancia dalla mattina alla sera. Cioè, Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, in pratica dice che su 100 impiegati regionali solo 20, il 20% lavora, l'altro 80% si gratta la pancia dalla mattina alla sera. Ora, casomai ciò fosse vero, non si devono dire queste cose. Capito, caro Presidente Nello Musumeci, perché la verità fa male. E poi c'è la dignità, c'è la dignità. Guai toccare la dignità del dipendente pubblico, il pubblico impiegato. Guai, perché ci sono i sindacati. Mi pare che da qualche parte c'è scritto che adesso i sindacati vogliano denunciare il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Che adesso mi pare per diffamazione. Però Nello Musumeci, queste cose non si dicono, si possono pensare o si possono dire al bar, tra amici, ma non pubblicamente. Pubblicamente, che poi ne parla la stampa, la televisione, non si dicono, la verità non si può dire. Il patriarcato è fatto così, il patriarcato. Questo qua, caro Presidente Nello Musumeci, si parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato e si spiega come è fatto il patriarcato. La verità non si può dire, la verità fa male, perché abbiamo la nostra dignità, la dignità. Guai a toccare la dignità dei pubblici dipendenti, guai, guai, capito? Presidente, guai, 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 guai. E poi ricordiamoci che c'è un proverbio inglese, un detto inglese, degli inglesi. Gli inglesi dicono sincero come un idiota. Sì, c'è un detto, una locuzione inglese che dice quello lì è sincero come un idiota. Come dire, solo gli idioti esprimono liberamente ciò che pensano. Tant'è vero, caro Presidente Nello Musumeci, che noi siamo definiti persone, ma la parola persona deriva dalla parola latina, romana, etrusca, maschera, sì. Persona deriva da maschera, la maschera. Abbiamo una maschera. Caro Presidente, non si può togliere la maschera alle persone, capito? Non è possibile togliere la maschera. Se no le persone poi tramite le loro organizzazioni sindacali magari adiscono le vie legali. Va bene, cari amici, va bene, cari amici. Mi sembra una notizia tanto succulenta. L'80% dei dipendenti si gratta la pancia dalla mattina alla sera. Ma in Inghilterra si dice sincero come un idiota. Sincero come un idiota, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.